Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo video. Mi scuso se in questo periodo, in questa settimana ho caricato pochissimi video, ma ultimamente la mia voglia di fare video su questo gioco è pari o inferiore a zero, per cui vi porto un nuovo Squad Builder perché boh, è il tipo di video che preferisco fare, quindi penso che da qui a FIFA 16, all'inizio di FIFA 16, quando uscirà il gioco poi definitivo, vi porterò solamente Squad Builder di FIFA 15, perché il resto dei video veramente adesso non c'ho voglia proprio di farli. Comunque vi porto un nuovo Squad Builder, secondo me molto interessante, con qualche giocatore che volevo provare, che ancora non avevo provato, ma soprattutto un modulo che non avevo ancora provato. 4-5-1, un modulo che io ho sempre utilizzato nei giochi precedenti, soprattutto in FIFA 13. E quest'anno non avevo ancora provato stranamente, ma devo dire che mi sono trovato molto bene. Per cui partiamo subito. La squadra è oro, è una ibrida oro molto bella, divertente da utilizzare. Partiamo subito con il portiere, che è Ruffier. Potete usare sia la versione 84 che la versione 83, cambia veramente poco. Un ottimo portiere, molto valido, che vi comunque garantisce una discreta affidabilità in porta, delle ottime statistiche, quindi direi di non dilungarmi troppo. Madonna, riesco a parlare. Non starò troppo su questi giocatori a parlare, perché comunque sono giocatori straconosciuti. Terzino destro è Debussy, che è utilizzato puramente per perfect link con il difensore centrale di destra, però comunque non è male come difensore. Se fosse un po' più veloce sarebbe nettamente migliore. Poi il difensore centrale, appunto, che dicevo, è chiaramente il grandissimo Koscielny, che dovrebbe essere la versione upgrade questa, veramente forte come difensore, veloce quanto basta, no, beh, quanto basta, 82, un'ottima velocità, e comunque in difesa 84 molto molto buono, e comunque anche una discreta fisicità, anche se la sua forza fisica non è delle migliori. Comunque ha un work rate normale alto, che per un difensore è perfetto. Del resto il suo compagno di reparto è un certo Thiago Silva, un difensore fortissimo, forse, anzi sicuramente, secondo me il miglior difensore del gioco, che ha un'unica pecca, quello di essere alto 1,83. Se fosse alto magari anche solo 3-4 cm in più, sarebbe il difensore perfetto per eccellenza. Anche lui è veramente fortissimo, più forte in difesa rispetto in fisico rispetto a Koscielny, un po' meno in velocità, però comunque sia, è un ottimo giocatore, un gran giocatore, e questi due formano una coppia di centrali veramente invalicabile. Poi il terzino sinistro, usato, vabbè, anche qui per fare la tripla intesa con Thiago Silva, Maxwell, che tra l'altro io avevo la versione Team of the Season e mi sono dimenticato di utilizzarla, poi l'ho venduta. Comunque devo dire che non è male, anche lui ha sempre il problema della velocità, però comunque sia, come terzino difensivo va bene. Andiamo a centrocampo. Come CC ho utilizzato un giocatore che in realtà non andrebbe utilizzato in questo tipo di modulo, perché qui come CC bisogna utilizzare un centrocampista che sia abbastanza difensivo, soprattutto che abbia un work rate difensivo. Adesso non riesco a trovarlo. Un work rate, diciamo, non come... io ho utilizzato Casemiro, che ha normale normale, magari andrebbe bene un normale alto, un basso alto addirittura, però mi sono veramente trovato bene con Casemiro, difende quanto deve difendere e comunque si spinge anche all'attacco con un gol e due assist in 4 partite, pagato veramente pochissimo, quindi veramente ne vale davvero la pena, un ottimo giocatore. Poi andiamo con uno dei giocatori più forti, secondo me, di questa squadra, cioè l'esterno di destra, che è il mitico Salvio. Io, come potete vedere, ho anche la versione IF che ho utilizzato in altre squadre, come vi ricordate. Comunque Salvio normale ho voluto utilizzare lui perché non volevo utilizzare giocatori in forma. Salvio è veramente fortissimo perché è velocissimo, ha un discreto tiro, comunque una buona finalizzazione, un discreto passaggio e soprattutto un ottimo dribbling con 4 stelle abilità, 2 gol e un assist in 5 partite per un esterno che comunque, gli esterni in questo modulo sembrano un po' più difensivi, nel senso che sono un po' più schiacciati alla difesa, è davvero tanta roba. Paradossalmente mi è piaciuto di più dell'esterno di sinistra, che adesso vedremo. Vedremo subito, infatti, è il grande Neymar, versione upgrade. Mi è piaciuto di più Salvio di Neymar, è una cosa veramente strana, perché Neymar andrebbe, cioè rende molto ma molto di più se utilizzato da ala, chiaramente. Però è senza dubbio un ottimo giocatore, purtroppo essendo in una posizione che è molto lontana dalla porta, e soprattutto io utilizzavo più la parte di destra che la parte di sinistra. È stato un po', diciamo, preso un po' così alla cavolo, l'ho utilizzato veramente poco, infatti non mi ha fatto né gol né assist, però è comunque un ottimo giocatore, cioè lo si vede e lo si sente quando lo si prova. Chiaramente costa tanto, quindi sì, si potrebbe optare comunque per un esterno un po' meno costoso, ecco. Andiamo con il COC di destra, un giocatore che ho
utilizzato perché volevo solo provare più che altro, non per quanto sia forte o altro, volevo provarlo perché non l'avevo mai provato, Talisca, e ha delle statistiche di tiro impressionanti, ha un long shot della Madonna e una potenza tiro pure della Madonna. In realtà è un giocatore che passa da argento a oro, e quando gli giocatori passano da argento a oro, come da bronzo a argento, non sono mai tutto questo forti, non sono mai così forti come ti fanno credere o come sono scritte le statistiche, ma un po' meno. Infatti Talisca non mi è sembrato un fulmine di guerra, né tantomeno un gran giocatore, mi è sembrato un buon giocatore che comunque sì, vale la pena provare, ma in questa posizione, in questa squadra vi consiglierei tutt'altro. Poi come COC, anzi di sinistra, ho utilizzato James Rodriguez, anche lui ho utilizzato pochissimo quest'anno, forse è la seconda volta che uso. Mi è piaciuto molto, 2 gol e 1 assist in 4 partite, serve tanti bei passaggi, fa dei bei tiri, soprattutto dalla distanza fa degli ottimi tiri. Ha questo worker normale che se fosse alto in attacco sarebbe decisamente meglio, però comunque sia, è un ottimo giocatore. Non è una squadra che punta molto sulla velocità, perché come vedete tra il CC e il COC e l'altro COC, ma poi vedrete anche per l'attaccante, non sono estremamente veloci come per esempio gli esterni, e quindi bisogna sapere un po' più giocare, che non sia andare dritti con i giocatori veloci. L'ultimo giocatore, l'attaccante, è Jackson Martinez, ho anche la versione Team of the Season, quindi potevo usare quella, veramente fortissimo Jackson Martinez. Le statistiche sono un po' del cavolo, perché cioè le 8 partite, 6 gol e 2 assist, perché l'avevo utilizzato un bel po' di tempo fa in una serie per Abubakar, e quindi mi serviva fare gol con Abubakar e non con Martinez, quindi lo utilizzavo un po' a random. Però in questa squadra, in 4 partite che mi ha fatto, mi avrà fatto almeno 4-5 gol, quindi davvero tanta roba. Jackson Martinez è veramente fortissimo, una finalizzazione incredibile davanti alla porta, non sbaglia mai, eppure un ottimo dribbling con 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, e ottimo work rate, nonché una grande forza fisica. Quindi raga, la squadra è questa, spero di non essermi dilungato troppo, oggi non riesco a parlare, soprattutto quella parola. Spero che appunto questa squadra vi sia piaciuta, come sempre vi invito a lasciare un bel like e scrivermi nei commenti qualche altra squadra da portare nei successivi video, perché da adesso fino a FIFA 16, come ho detto, penso di portarvi solo Squad Builder, perché altri video non ci vuole di fare. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga! Spinning around, lost and found, just trying to make a stay.